diritto romano, al diritto europeo, e parlare finalmente dei diritti della natura. Non c'è niente di fricchettone in tutto questo, perché i diritti della natura non hanno a che fare con piume, indigeni o spiritualità, ma hanno a che fare con, per esempio, quattro fonti giuridiche che noi abbiamo indagato, studiato e diffonderemo fra un mese, insieme al Presidente della Corte Suprema dell'Argentina, Zaffaroni, e sono la complementarietà, la relazionalità, la corrispondenza e l'interdipendenza. Sono le quattro fonti giuridiche che legittimano la necessità di mettere insieme giustizia ambientale, sociale e ecologica, che voglio dire che noi siamo il prodotto come esseri umani di 4,5 miliardi di complessizzazione simbiotica molecolare, quindi fondamentalmente ci reggiamo sulle stesse caratteristiche del resto di tutte le entità viventi, senzienti e non. Considerando la Terra un sistema autopoietico, quindi un sistema di sistemi, diventa chiaro che pensare a una transizione escludendo la questione centrale, quindi di che tipo di paradigma di civilizzazione costruiamo, è irresponsabile. Ed è uno dei limiti di chi propone il superamento, le transizioni, quello di parlare molte volte di pratiche, di pezzettini. O siamo capaci di costruire una teoria dell'emancipazione sociale nuova, che mette insieme i diritti umani, i diritti della natura, e quindi non libera solo l'uomo e la donna, ma libera anche la terra o terra madre, scegliete voi, da quello che sta avvenendo, mettendole insieme in una relazione reale, e quindi economica, sociale, filosofica, da ogni punto di vista, altrimenti non ne usciamo. Che significa, giusto per sfruttare gli ultimi due minuti, in pratica, per esempio per noi qui in Italia in questo momento, riuscire a mettere almeno un piede nella transizione, cioè come la facciamo? Ecco, io penso, vi parlo con grande franchezza, che se noi non accettiamo la situazione di fatto, quindi partire dalla situazione reale, dal contesto reale, nel nostro paese difficilmente riusciremo a costruire un'economia nuova sulla quale sono convinto siamo tutti d'accordo, no? Ecosufficienza, ecoefficienza, dematerializzazione, biocoerenza. Il punto è, abbiamo le ricette giuste, come lo facciamo, come ci colleghiamo in questo contesto? Penso che, visto che noi oggi in Italia, se non sappiamo mettere in piedi una azione di lotta politica verso il fiscal compact, la spending review, non ne usciamo, nemmeno se chiamiamo Einstein, Che Guevara, Gandhi, Madre Teresa di Calcutta, allora io direi, come facciamo noi a costruire un'iniziativa politica con movimenti, associazioni, comitati, reti come la vostra, che è straordinariamente utile in questa fase? Noi ci stiamo provando, e quindi io vi faccio una proposta molto pratica. Mercoledì prossimo ci ritroveremo, sarà la seconda delle riunioni nazionali, e l'ultima probabilmente, al Teatro Valle occupato a Roma, un tipico esempio di che significa mettere a valore anche economico e sociale i beni comuni, ma un'altra idea di cultura. Per discutere che? Discutere come noi, movimenti italiani, associazioni, comitati, reti, che siamo arrivati sino qui, e siamo di fronte a una sconfitta reale, perché nel nostro paese ci stiamo impoverendo in maniera drammatica, e quindi le nostre idee rischiano di essere ancora più difficili, o rischiano di essere terreno di cattura cognitiva delle forze politiche che hanno espunto le questioni di cui stiamo parlando qui, ormai dal dibattito politico, e siamo prossimo alle elezioni. Come facciamo? Dobbiamo innanzitutto fare massa critica, quindi magari rimuovere parte delle nostre sovranità e provare a capire come in questa fase della storia l'unità d'azione dei movimenti, cercando di essere contundenti per affrontare il nodo che abbiamo qui del fiscal compact, della spending review, diventa l'azione strategica fondamentale, altrimenti guardati da soli non ci si salva, per quanto buone pratiche, no, vi ringrazio, ma tanto siamo in famiglia, per quanto buone pratiche possiamo mettere sul campo, ci ammazzeranno, perché ci stanno ammazzando, guardate tutti gli indici, l'indice Gini in questo paese negli ultimi 20 anni è sprofondato, da 0,36 a fine anni 80 siamo quasi a 0,7, per cui non ce la si fa. Allora l'invito, e chiudo qui, è davvero aiutiamoci, vi scongiuriamo, venite a questa riunione, cerchiamo di capire come mettiamo in campo leggi di iniziativa popolare contro il fiscal compact, fondiamo l'assemblea permanente italiana sui beni comuni, qualsiasi cosa rimetta in moto un campo più grande del nostro specifico. Grazie.